cosa dobbiamo chiedere ai candidati riguardo al quartiere San Romano e non solo? Cosa devono fare per Avella? Devono non esibire, presentare il programma. Per esempio, nel quartiere San Romano, io parlo per il mio quartiere. Già il sindaco aveva detto che avrebbe provveduto immediatamente dopo l'elezione attuale. Io non voglio chiamarla, perché io mi ricordo che un'amministrazione, le due amministrazioni precedenti a questa, quella uscente, lasciarono 450.000 euro per aggiustare la chiesa dei Sette Preti a Piazza Cappella. L'amministrazione subentrante non fece in tempo a formalizzare questa consegna di contributi straordinari e la somma si perse. Perché dico questo? Dico, lasciamo completare a Biancardi questa sua performance, chiamiamolo così, di conclusione di tutto quello che in questo momento è in cantiere e sta per essere finito. Naturalmente, nell'ambito di questo nuovo quinquennio, secondo me, bisogna avere anche il coraggio di chiamare l'opposizione che verrà eletta o la minoranza che verrà eletta a gestire le cose insieme all'amministrazione vincente, in modo che si possa fare una unione delle forze che vanno al di sopra della situazione locale, perché oggi non c'è più il paese, ma c'è la città del Baianese, c'è l'unione dei comuni. E allora l'unione dei comuni che comporta? Comporta che vadano tutti uniti, anche se con metodi diversi, ad una nuova di una nuova amministrazione che è al di sopra del comune, ma nell'ambito di tutto il territorio. E questo si può fare solo quando ci sta una unità di intenti nell'interesse del paese, non per fini propri. Me lo auguro Il veramente di cuore. convento. Il convento, la nota dolente, il convento di Avella è nel mio cuore. Il convento di Avella ha una storia ultracentenaria. Ad Avella, io da piccolino, quando avevo 6 anni, entrai nel convento con un mio zio, che oggi è 93enne, e con altri amici suoi, e trovammo che c'erano 15-20 frati che gestivano tutte le cose e facevano tante belle cerimonie, tante cerimonie sacre bellissime. Quando era di Santa Lucia, Sant'Aniello, correva tanta gente, San Francesco, tanta gente, Sant'Antonio, San Pasquale, si festeggiavano tutti questi santi francescani con tanto amore. Mano a mano si è cominciata ad avere una, diciamo, una aburia nel campo della cosa sacra. Cioè, c'è stato un disinteresse che è ritornato per noi, l'interesse è ritornato di nuovo a Gallo, quando si è cominciato a festeggiare Santa Rita e altri santi, eccetera. Però, anche se non ci sono più processioni, eccetera, perché le processioni si fanno quando si sente veramente di fare una processione. Non si sente, ma si sente la voglia di ascoltare una messa nel convento, la messa. Noi nel convento, nel passato, oggi non è così. Oggi la fortuna è che ci stanno un gruppo scout che lavora nel convento, dà il meglio di se stesso. Ma i giovani, i miei coetanei nel passato, sono passati tutti attraverso il convento, dove c'era la FUCI, dove c'era l'associazionismo di tutti i giovani universitari, di tutte le associazioni cattoliche che fiorivano e producevano tante persone per bene che nel tempo si sono fatte conoscere nella vita sociale e nazionale in modo perfetto. E i frati erano un punto di riferimento, hanno lasciato un grande ricordo di loro, padre Serafino Zeppa, padre Paolino Bruno, padre Gerardo Pedicini, padre Erminio,
e tanti tanti altri sacerdoti. In ultimo avevamo un santo uomo, padre Federico. Purtroppo la malattia l'ha portato lontano, ma non bisogna lasciar cadere una tradizione come bella di avere il convento aperto, un frate che lo vediamo, ci parliamo, ci convidiamo, chiediamo aiuti, e sotto tutti gli aspetti. Noi abbiamo bisogno dei frati ad Avella, perché i frati sono stata la storia di Avella. Avella è camminata in parallela alla storia del Parco convento. San Pietro. E che c'è in questo Parco San Pietro? Cosa c'è? Parco San Pietro. Ci stanno i ruderi sotto. Sì. E stanno chiusi. E allora portateli fuori, almeno li vediamo questi ruderi di Parco San Pietro. Questi reperti, quindi la Li sovrintendenza, portano al museo. le mura che sono fuoriuscite dal Parco San Pietro, Saranno mura recenti, non saranno mura antiche, perché si fanno parecchie cantonate che dicono che mura antiche poi saranno mura di 100, 150 anni fa, 200 anni fa. E non sono mura da ma in ogni ripettare antiche. caso bloccano quello che può essere un'area adibita a spazi ricreativi, verdi. Infatti, là sopra, comunque, un vecchio progetto prevedeva due campi di bocce e anche l'area per il torneo di calcetto. E chi è che ha bloccato tutto? L'ha bloccata la sovrintendenza E non si può e, fare una cosa. diciamo, e il comune ha dovuto adeguare, ha dovuto praticamente riscrivere la progettualità di quell'area. E purtroppo è diventato un deserto a cielo aperto. E quindi la sovrintendenza, cioè diciamo che le colpe sono proprio La del sovrintendenza. sistema, Il sistema sia del sovrintendenza. comune però che sia adeguato, che della sovrintendenza, i beni culturali dovrebbero fare in modo che non Allora, succedano. ma allora poi bisognerebbe allora usufruirne, non coprirlo. Voi coprite, portatela alla luce. Ecco, non è né carne né pesce in E questo momento, o li il portano alla comune, no, luce. il comune dovrebbe intervenire. Che volete fare? Perché io sono le uso per attività ludiche per i ragazzi, eccetera. Non posso tenere un'intera area coperta in attesa che esca il tesoro. Delle antiche mura, no? L'ambiente. Ambiente. Quando la gente arriva al capo di Cesca, trova una cloaca lungo la zona da San Michele a giù. Come si può fare per pulire tutto quello Devono spazio? controllare. Bisogna vigilare di più la periferia di Avella, creare delle guardie volontarie ambientali. Guardie volontarie ambientali. Che abbiano l'obiettivo di sorvegliare tutte queste zone in determinati momenti della giornata. Musica e spettacoli. Quando ero assessore, diciamo sempre quando io sono stato assessore alla fine degli anni 70, abbiamo fatto con il professore. L'allora sindaco ieri. Giusto per. Prima Biancardi, Vabbè. Domenica Biancardi, poi è stato pure Venditti precedente, poi Generale Pippo, eccetera. Vabbè. Non ricordo più chi erano tutti, ma io avevo carta bianca. Io organizzai i giochi senza quartiere e c'era Ginuzzo Masi, il dottor Masi, con Bianco, carissimo amico, dottore Masi, che organizzò insieme a me tutto questo fatto per Avella. E Piazza degli Ortaggi, mettiamo pure. E un cancello con 10 chiavistelle che ognuno doveva indovinare quale era cosa per dire, per ricordarmi. Poi arrivarono i giochi della gioventù, venne la RAI, e allora c'era il generale Pipolo come, perché avevamo un professore di educazione fisica alla scuola che organizzò molto bene le cose, e furono fatte ad Avello tutti questi giochi della gioventù, che lo illustrò anche il professore Amodea su Roma tanti anni fa. E abbiamo cominciato col fare anche il mese musicale, no, Primavera Musicale Avellana. E vennero molti studenti e professori del Conservatorio di Avellina, e
cioè il programma. Una di queste componenti che viene a presentare questa musica o pianistica, attualmente dirige a Loreto la settimana della pianistica di Loreto, è quella una che viene ad Avella. E facciamo un mese intero di programmi nel convento di Avella e giù dalle suore pallottine. Quello che notavo che ad Avella ad ascoltare questi concerti venivano il 95% tutta gente forestiere. Di Avella non c'era quasi nessuno, salvo qualche volta che si esibivano artisti di Baiano, che attualmente stanno a San Carlo, oppure amicizie che venivano appresso, eccetera. Però era una cosa bella, l'abbiamo fatta per 2 anni consecutivi. E il teatro del dilettante. Facevamo il teatro nel Cinema Sala Azzurra. Vennero le compagnie dell'Accademia di Pozzuoli, dei vigili urbani di San Giorgio a Cremano, vennero quelli di Salerno, la Caravella di Salerno, studenti universitari, di Avellino e di tanti altri posti. E poi c'era Lucio Bellosi che presentava 2 commedie sue. Ma è una cosa ben fatta, è tipo Migliano d'Arco, venne anche un'altra compagnia, e cioè ancora i Depliant. Vennero alcuni come ospiti d'onore, vennero degli attori di teatro conosciutissimi che io andai a invitarli a Salerno, e uno era di Saviano, Gino Maringola, era un attore che andava in voga negli anni 70-80, e si facevano tutte queste cose belle. Poi furono fatte tante altre cose sulla piscina, quante manifestazioni, defili di moda, incontri di teatro, rappresentazioni di musica lirica, cioè intorno alla piscina. E allora ci furono dati i famosi anfiteatri, perché il primo anfiteatro che fu dato ad Avella, l'anfiteatro fu dato a me dal dottore Biancardi, quando io presentai un mio primo libro di poesie, uno dei primi degli anni 50, che allora nessuno presentava niente, poi mano a mano pigliata più tutti quanti a scrivere. A proposito di scrittura e libri, sta scrivendo qualche altro libro? Sì. Anticipiamo qualcosa. Sto scrivendo il mio ultimissimo libro, se riesco a farlo. Come eravamo? Sto desumendolo in un modo diverso da tutti i miei libri precedenti, ampliando in un modo più descrittivo, meno sintetico, più ampio. Ecco, e ognuna di queste cose. Quindi storie, personaggi. Sì, di Avello, sì, lo farò. Quindi diciamo. Verso settembre. Verso settembre chiude la mia attività. No, la sua attività di scrittore, no, poeta. Di paesologo. E la diciamo. Poeta io, fatti e gente della mia città, quindi del mio paese, esatto. Io ho scritto tanto del mio paese. Amare Avella è una raccolta di desunte dai miei libri di poesie. Per esempio, io parlo di Avella, ecco qua. Leggiamo io ho avuto la collaborazione anche della. Questo è un omaggio scout. Avella. Sei eterna, nel tuo ventre opimo geloso nascondi tesori incorrotti dal tempo, storia di un illustre passato. Svetta ancora oggi il turrito castello sul tuo assolato crinale. Le 3 tombe romane e l'arena dei giochi sono le perle che sfalillano nel verde della riarsa tua campagna. Un giorno non troppo lontano, gente amante dell'illustre tua storia renderà gloria per lasciare il ricordo di Abella la Bella, di Avella l'Eterna. E questo ho scritto 10 anni fa, è di attualità oggi, ecco, questo è di attualità. Saluti da Avella.
Sì, ci sono delle foto dell'anfiteatro, delle cartoline, dei sonetti, foto del centro storico, vita al paese, quindi ogni Vita al paese, poesia per racconta esempio, di un... questa qua è sempre di attualità, questa poesia. Questa poesia, questa gli appunti l'ha scritta la professoressa Maietta Loyola. Questa poesia scritta nei primi anni Ottanta fotografa una situazione che ancora oggi in linea di massima è la stessa. È cambiata solo la qualità della partenza. Infatti sono i giovani laureati e diplomati che purtroppo devono emigrare al nord per un posto di lavoro. Quando cambierà questo trend negativo? Quanti interrogativi ai quali non sappiamo quale risposta dare. E queste erano le parole. E questo l'ho scritto negli anni 60, 70, i primi 70. E sono di attualità. Primavera, estate, autunno, inverno, quattro stagioni, un arco di tempo, lunga fila di giorni, un anno infinito. Tutto passa monotono e triste al mio paese. E non è bello. Gioia e dolore, festa e lavoro. Non hai il tempo di pensare ed è già notte. Non hai il tempo di riposare ed è già giorno. Non incontri l'amico di sempre, perché la mattina è partito lontano. Caro paese mio, che resta di te? Faccia di sempre, gli stessi problemi, la stessa vita, che monotonia. E così tutto rotola, giorno dopo giorno. Questa la possiamo dedicare a tutti i ragazzi che Che sono andati devono via. tornare. Sono andati via e... E speriamo che tornino tutti in questo paese. Mi auguro di cuore e le vorrei vedere tutti qui adesso.